forse posso parlare della diversità umana, cioè di chi siamo noi, cosa significa essere umano, cosa significa essere vivi, cosa significa essere umani. Io sono vivo e penso di essere umano complessivamente, anche se qualche disumanità ogni tanto mi capita di avere. Cosa vuol dire? Per esempio cambio continuamente, mi muovo, sto sudando in questo momento perché fa caldo. E perché sto sudando? Sto sudando perché sennò la mia temperatura sale e io sto male. Quindi mi adatto alla temperatura esterna se cambio. Se non cambio, io non mi adatto alla temperatura esterna e probabilmente muoio. Poi faccio anche un'altra cosa, io sto parlando in questo momento. Sto comunicando con voi. Perché della mia vita è parte integrante la comunicazione con voi. Io la mattina quando mi alzo faccio sempre delle boccacce un po' allo specchio, per la gioia di poter cambiare l'espressione e di poter comunicare con voi. Fatelo anche voi, la mattina è un esercizio ottimo, perché capite quanto è bello essere vivi, perché ce lo stiamo dimenticando. Fra l'altro il termine vita, ieri sera ce lo siamo dimenticati, perché voi avete tanti termini femminili, terra, acqua, cioè tutti femminili, e vita è femminile. Io vengo dalla pancia della mia mamma, che era fra l'altro mamma ebrea, per cui insomma proprio una mamma, insomma, di quelle belle, belle robuste. Allora io, ecco, comunico, perché sono un essere umano, e comunico non soltanto con voi, perché io sono un ecosistema. Io ho dentro di me circa un chilo e mezzo di batteri e altra roba piccina, insomma, virus, funghi, eccetera, eccetera, simpatici, antipatici, sono quelli che mi aiutano, quelli che non mi aiutano, ma se non fossi un ecosistema non sarei vivo, il che significa che io sono connesso con voi, io sono connesso al mio interno, io sono connesso in continuo movimento e continuo cambiamento. Se tutti fossero coscienti di questo, capirebbero di più che essere disordinati è bene. Se non siamo disordinati, siamo morti. Questa macchina qui, poverina, lei non è capace di cambiare il suo programma. No, c'è stato uno che l'ha fatta, ha fatto il programma e lei così è. I giornali vi dicono a tutti che anche noi siamo fatti così. No, i giornali vi dicono che c'è il gene per l'infedeltà coniugale maschile e il gene per l'infedeltà coniugale femminile. Testuale, nel Corriere della Sera, questo Corriere della Sera Repubblica, i due più grandi giornali italiani, no, perché il gene per l'infedeltà coniugale maschile è il gene dei geni, le persone geniali, gli uomini geniali, perché non è ammesso che le donne siano geniali. Gli uomini generali sono infedeli, perché sono infedeli? Perché amano il rischio. Scritto sull'articolo, non è un'idea mia questa qui, cioè, proprio mia non è davvero. Le donne non si sa perché siano infedeli, però sono infedeli, punto. No, no, comunque c'è un gene che lo determina, quindi loro, poverini, né gli uomini né le donne, non hanno nessuna colpa di essere infedeli, perché c'è questo gene che dice... gli è capitato per caso questo gene e sono infedeli. O allora, cosa ci si può fare? Nulla. Questa macchina invece effettivamente lei non ha dei geni ma ha un unico programma. Noi esseri viventi invece abbiamo degli strumenti per fare infiniti programmi. I geni, noi abbiamo soltanto 23.000 geni, che sono soltanto l'1,5% del nostro patrimonio ereditario, il resto non è fatto di geni. Quindi il vostro DNA, come il mio del resto, non è fatto di geni in grandissima parte. E i geni sono ambigui, perché questi 23.000 geni fanno oltre 1 milione di proteine diverse. Il che significa che non è vero che dicono una cosa, ci danno 1 milione di strumenti, una potenzialità grossa di variabilità, che ci permette per l'appunto di cambiare. E le nostre storie di vita sono cambiamento continuo in funzione di segnali esterni. Non viene dal nostro DNA quello che saremo,
nel prossimo millisecondo. Io sono un Marcello Buiatti diverso ogni millisecondo. Voi lo siete perché siamo nella rete, perché noi esseri umani in particolare siamo gli esseri viventi un po' strani no, mi dispiace per gli altri esseri viventi, ma insomma è così, no? Siamo un pochino strani, perché mentre io sto parlando i vostri cervelli stanno, ahimè, cambiando fisicamente, cioè le sinapsi si rompono, si riallacciano, si mettono nuove configurazioni, si formano i vostri cervelli, anche il mio cervello sta cambiando continuamente, perché voi mi mandate segnali continuamente, quello che io dico viene, io recepisco i vostri segnali, e ci parliamo con dei codici quadridimensionali molto complessi, quando faccio così io con le mani, io uso un codice quadridimensionale, tre dimensioni più il tempo, perché mi muovo, io poi sono italiano e poi anche un po' ebreo, per cui insomma, noi siamo manacconi insomma, complessivamente, per cui usiamo questo sistema. Perché noi siamo degli esseri viventi particolari, tutti gli esseri viventi cambiano il loro programma per adattarsi, se non cambiano muoiono, e per avere connessioni, avendo connessioni, perché se vi ricordate quando si muore si ritorna polvere, come si dice, e infatti la polvere sono particelle non connesse, quindi fino a che noi siamo connessi siamo vivi, perché recepiamo i segnali, possiamo cambiare in funzione, quando siamo frammentati siamo morti, e infatti questa macchina è per l'appunto morta, perché i singoli pezzetti della macchina, se sono attaccati alla macchina o non attaccati alla macchina, sono identici, non cambiano in interazione con la macchina. Se io levo questo pezzetto a questa macchina resta lei, non è che sia molto cambiata, lo rimetto e ritorno qui. Se mi levo un dito, non succede così, eh. Uno, io mi arrabbio, o mi deprimo, per cui cambio, sudo, mi monta l'adrenalina, cambio completamente, sono molto diverso. Il dito poi lui muore senza di me, perché non è più connesso e lui muore. Differenza notevole fra me e la macchina, perché questa è fatta a pezzi indipendenti l'uno dall'altro, io sono fatto a pezzi connessi. E io uso informazione che viene dall'esterno per cambiare in funzione dell'esterno. Essendo essere umano, cosa hanno gli esseri umani di particolare? Hanno un cervello particolare. Perché per il resto non è che siamo molto diversi dagli altri animali. Anzi, i nostri geni sono più o meno gli stessi di quelli della scimpanzé, tolti alcuni geni. Uno in particolare si chiama il gene per l'encefalina o la microcefalina, che è quella proteina che ha fatto diventare grande la nostra parte di encefalo del cervello, cioè la parte pensante, diciamo, del nostro cervello, che è molto più sviluppata di quella della scimpanzé, ma è un fatto quantitativo, non qualitativo, poi diventa qualitativo, quantità e qualità si mescolano, non è difficile fare una suddivisione, per cui noi abbiamo un cervello con una parte pensante molto grande, noi abbiamo 100 miliardi di neuroni nel nostro cervello, nella corteccia, che possono fare un milione di miliardi di combinazioni diverse con le sinapsi cambiando le combinazioni. Questo è uno strumento incredibile che tutti i calcolatori del mondo non ce la farebbero avere questa capacità di contenuto di informazione. Il che significa che noi abbiamo infinitamente più informazione nel cervello che nel DNA. Il DNA è poca cosa, 23.000 geni, un milione di proteine, cos'è? Contro un milione di miliardi di connessioni, che soltanto per dire da zero a un milione di miliardi ci vogliono 32 anni, se calcolato, per dire 1, 2, 3, 4, 1 milione di miliardi, 32 anni. Noi abbiamo questo strumento tremendamente potente che ci ha permesso di essere diversi, nel senso che io penso che noi cominciamo, per la verità, quando abbiamo cominciato a dipingere, a fare arte, perché penso, cosa vuol dire fare una scultura, una pittura, qualcosa di, vuol dire vedere qualche cosa, poi elaborare quell'immagine nella nostra testa e cambiarla, e poi proiettarla all'esterno sulla materia inerte dove possiamo proiettarla. Questo vuol dire produrre, è la stessa cosa che produrre. Quando faccio questa macchina, io ho questa immagine dentro il mio cervello, questo modello dentro il mio cervello che sta cambiando finché è vivo, e cioè finché è dentro il mio cervello, io poi lo proietto sulla materia esterna e là diventa morto.
perché è progettato da me, non può cambiare, non può adattarsi, non può cambiare il suo programma. Allora dipingere significa anche proiettare qualche cosa di vivo sulla pietra, sulla tela, eccetera, eccetera. Oppure, invece, quando abbiamo cominciato a fare questo, abbiamo cominciato anche a costruire attrezzi, a fare una serie di cose, e abbiamo fatto dei prodotti morti. Poi abbiamo cominciato questi prodotti morti a scambiarceli, perché ci servivano i prodotti morti da scambiare, ma anche quelli vivi una volta ammazzati non si mangiano naturalmente, abbiamo cominciato a scambiarsi. Poi abbiamo creduto che noi possiamo fare se tutto il mondo fosse fatto di roba morta, che noi potessimo fare questo scherzo con tutto il mondo, incluso gli esseri viventi. E per cui abbiamo pensato come si fa a ammazzare il mondo, di fatto. Perché fare tutto come macchina, le macchine sono morte, se noi riduciamo il mondo fatto a nostra misura, cioè con un solo programma, invece che questa grandissima capacità di cambiare, quindi di vivere, noi diamo morte al mondo. E invece qual è la vita? E la vita è essenzialmente comunicazione con la variabilità. Perché se non cambiamo, noi moriamo, perché cambia il contesto, eccetera, e si muore. Se cambiamo, viviamo, e noi possiamo vivere solo insieme. Perché se non abbiamo i segnali che vengono da fuori, noi moriamo. Noi esseri umani, se non abbiamo i segnali di altri esseri umani, diventiamo cretini. È noto questo. Chi non ha altri esseri umani, anche i topi fanno lo stesso, se un singolo topo viene allevato da solo, lui diventa poverino un topo scemo, incapace di cavarsela in una situazione difficile, e invece con i segnali noi siamo capaci di cambiare, per cui possiamo adattarci, fare nuovi strumenti, fare nuove cose, inventare continuamente, e questo ci viene dalla comunicazione con gli altri. Abbiamo sete della comunicazione con gli altri, abbiamo sete di disordine benevolo, come lo chiamo io, abbiamo sete di variabilità, abbiamo bisogno, si muore senza variabilità, non siamo più umani, ci disumanizziamo e quindi moriamo, perché ci disviviamo oltre che disumanizzarci, quindi perdiamo la vita. Quindi abbiamo bisogno delle culture degli altri, abbiamo bisogno delle altre persone. Tanto è vero che noi siamo usciti dall'Africa un 100.000 anni fa, eravamo tutti africani, come sapete, noi eravamo tutti scuretti probabilmente, di pelle, non eravamo tutti multicolori come ora, e ci siamo diramati per il mondo. Anche altri animali hanno fatto la stessa cosa, ci sono andati, hanno trovato diverse nicchie, soltanto che loro, nelle diverse nicchie, si sono differenziati geneticamente, perché sopravvivevano quelli che avevano i geni migliori, perché la strategia degli animali è appunto di cercare i posti buoni e poi cambiano per selezione naturale. La nostra strategia è tutta diversa, la nostra riserva di variabilità non sta nei geni, noi abbiamo pochissima variabilità genetica. Se raffrontiamo, è stato fatto, si può fare questo fatto, vedere quanta variabilità genetica hanno gli esseri umani, quanta variabilità genetica hanno gli scimpanzé, i bonobo, quelli che sono vicini ai nostri cugini, beh, loro sono pochissimi, ma nonostante questo c'è molta più variabilità genetica di noi, ne abbiamo pochissima. Ecco perché le razze non hanno senso, il termine razza, nel caso degli umani non hanno senso, nel caso dei cani sì, perché noi li selezioniamo, nel caso degli umani non ha senso biologico, il minimo, non esistono le razze, punto. E sarebbe bene che la gente cominciasse a capirlo, perché insomma è una storia piuttosto vecchia, no? Io sono di origine ebraica, per cui qualcosa ne so, insomma, ora ci sono i Rom che hanno poveretti, che poi non sono, vabbè, lasciamo perdere questa questione perché sarebbe lunga, poi magari ci torniamo. Comunque noi ci abbiamo bisogno delle altre culture, diversità vuol dire connessione, diversità vuol dire vita, diversità vuol dire sopravvivenza. Perché non sopravvive mai il migliore, ma sopravvive quello che se la cava, che è capace di cambiare a seconda del contesto. Non esiste, esiste la macchina migliore, nel senso che si vende dappertutto, perché poi no, il termine migliore è diventato che è migliore per venderlo, non che è migliore per usarlo. Su questo magari ritorneremo. Ma nel caso nostro, nel caso della vita,
è vivo, vince nell'evoluzione, questo è provato, notissimo, insomma, vince nell'evoluzione quello che è plastico. Ci sono anzi due termini nuovi che sono venuti fuori adesso. Uno è il termine plasticità, che sarebbe la capacità di cambiare durante la vita. Uno è evolvabilità, che significa capacità di cambiare di generazione in generazione, quindi variabilità genetica. Noi abbiamo poca variabilità genetica come esseri umani, però un po' ne abbiamo, e abbiamo moltissima variabilità culturale. Abbiamo ancora, nel 2005 avevamo ancora 7.000 linguaggi, ora sono meno, stiamo distruggendo la nostra variabilità culturale e insieme, come vedremo dopo, stiamo distruggendo la variabilità genetica delle nostre piante e dei nostri animali. Perché quando ci siamo sparsi per il mondo, noi ci siamo adattati a diversi ambienti culturalmente, abbiamo fatto le culture e abbiamo adattato, selezionato piante ed animali per farli diversi per ogni campo. Ogni campo ha piante diverse e animali diversi perché deve essere adattato a quell'ambiente lì. Quindi grande diversità genetica delle piante e animali coltivati, grande diversità culturale nostra, cose completamente diverse, ma che convivono in un insieme vivo e connesso. Allora, volevo introdurre un altro concetto, che è un concetto abbastanza nuovo, che è venuto in mente a me, non soltanto, ma a tanti altri, cioè il concetto della vita virtuale che noi stiamo vivendo, anzi che stanno cercando di farci vedere. Io direi l'ultima tappa del nostro distacco continuo, del nostro il tentativo continuo di distaccarci dalla vita e farci vivere qualche cosa di totalmente artificiale e quindi letale, no? come dicevo prima. Clonazione, per esempio. Cioè noi stiamo discutendo ferocemente su dei termini che non hanno il minimo significato e che ci danno però una immagine di noi stessi che è appunto virtuale, in quanto ci danno un'immagine morta di noi che siamo vivi. Mi spiego. Allora, la clonazione non è possibile, la clonazione da individuo adulto, tipo Dolly per esempio, non è possibile se non avendo persone che stanno male, se non avendo pochissime persone clonate che stanno male. Wilmut, quello che ha fatto Dolly, nel 2002 ha fatto un giro per il mondo a vedere tutti gli animali clonati. Allora, ci sono poche centinaia di animali clonati in tutti questi anni e stanno tutti male. Dopodiché Wilmut ha detto smetto di clonare e ha litigato con Severino Antinori, giustamente, è contrarissimo alla clonazione umana per delle ragioni però banali, nel senso che si sta male. Allora perché tutta questa storia sulla clonazione? Intanto ci si scontra per delle ragioni completamente diverse dalla clonazione stessa, cioè lo scontro fra la Chiesa, fra le religioni e chi vuol fare la clonazione ha a che fare con un concetto fondamentale, cioè se l'uomo può ricostruire se stesso oppure no, eccetera, eccetera, per ragioni etiche, che è un altro discorso valido, ma che andrebbe fatto in quel senso lì. Ma la clonazione non è possibile, nonostante questo noi crediamo che sia possibile e ci ammazziamo per dire di sì o no alla clonazione. Cosa vuol dire clonazione dal punto di vista concettuale di immaginario scientifico? Vuol dire che noi siamo tutti uno uguale agli altri. Questo fatto qua, io lo so per esperienza, desta terrore, non desta... Io apposta, quando parlo di clonazione, ho delle slides, faccio vedere una bella slide con una testa umana ripetuta tante volte. È terrificante, perché istintivamente noi sappiamo che non dobbiamo essere tutti uguali, sappiamo che abbiamo bisogno della diversità, per cui è una cosa terrificante. Poi significa, clonazione significa la costruzione dell'ottimo, e cioè la macchinizzazione degli esseri umani, che è, come vi ho detto prima, letale, perché se non possiamo cambiare l'ottimo muore, come la macchina, diventa una macchina e quindi muore. Poi c'è l'altra cosa ancora, che ha fatto guadagnare un sacco di quattrini a un sacco di gente che ha detto ora ti clono, no? E tutta una serie di sì, clonami per favore, sì, che è questa cosa molto semplice, molto interna nostra, per cui noi vorremmo vivere eternamente e essere clonati ci sembra come se continuassimo la nostra vita, perché pensiamo,
Qui c'è un altro trucco bestiale, che se noi ci cloniamo da una nostra cellula, esce fuori uno come noi. E è falso. Anche se venisse bene, io, come vi ho detto prima, non sono io. Io sono ma tantissimi che continuano a cambiare durante tutta la vita. E cambio in funzione della storia di vita. Io adesso ho visto, sono cambiato. Meno male. Beh, sono contento di essere cambiato così, insomma, per dire, ma a volte cambio tristemente, insomma, quando qualcuno vince le elezioni in Italia generalmente cambio tristemente. mi viene l'angoscia, no? Ecco, quindi sono un altro, comunque cambio, non c'è verso. Quello che viene fuori, quel poveraccio che venisse fuori dalla mia clonazione, sarebbe, intanto sarebbe disperato perché sarebbe stato fatto per essere me e non per essere lui, no? Il che non piace tanto, no? Perché no, è terribile, insomma, come si sta. Cioè, seconda cosa, starebbe male fisicamente, perché Dolly era una di 273 tentativi, è stata male, è morta giovane, ha fatto un figliolo solo, di cui si è perso traccia perché è molto piccino. Questo non lo dice, non si dice da nessuna parte, perché così si può discutere di clonazione, ci si può accapigliare, ma non è solo questo. È che la clonazione è brevettabile. E allora, e le imprese che fanno queste cose vivono di virtualità, cioè vivono di soldi, non di cose prodotte, perché questo è l'altro cambiamento che noi stiamo subendo in questo momento, perché che cosa fanno? Se fanno un grande scoop, tutti discutono della clonazione, il loro titolo in borsa, nella borsa Nasdaq, sale, gli affluisce venture capital, capitale di rischio, pigliano un sacco di soldi senza vendere nulla. Perché il capitale di rischio viene dato non sul prodotto, ma viene dato sul progetto. Se il progetto è ben propagandato, il capitale di rischio sale. Non si sa, ma i conti dicono, viene detto generalmente, ma i conti dicono che del flusso monetario internazionale, il flusso monetario internazionale è quello che fa il PIL, queste cose fondamentali, del flusso monetario internazionale solo il 12% è coperto da materia. Noi non ci scambiamo più materia, noi ci scambiamo soldi. Il concetto di ricchezza non è più quello di prima, perché prima era ricco uno che c'aveva da mangiare, poi era ricco uno che c'aveva un po' di pecore, un po' di cavalli, un po' di terra, eccetera, poi era uno che c'aveva altre cose o c'aveva i soldi per comprarsi delle cose. Ora ricco è uno che è ricco, punto, cioè che ha i soldi online, non li ha neanche, non è neanche come Remida, Remida almeno si divertiva, come Paperone, no? Si divertivano perché ci avevano, toccavano della roba loro, è materia, santi Dio. Quello online non è nulla, non possono neanche godere del tatto, no? Del soldo, vedere il soldo, del tatto, sentire i sensi, no? Nemmeno questo, però noi. Il fatto che la clonazione sia tanto discussa viene da lì, perché sono scoops. Per esempio, adesso è venuto fuori, per quanto riguarda la clonazione, questa storia che negli Stati Uniti hanno ammesso che si possa mangiare carne clonata. Oddio, clonata, no? Non si mangerà carne clonata, perché per produrre un numero di bovini clonati che si possono, che arrivino fino all'età del macello, ci vuole un'enormità di tempo, perché appunto gli animali clonati nel mondo sono poche centinaia, lì si tratta di fare tonnellate e tonnellate di carne. Eppure tutto il mondo discute, mi hanno intervistato non so quanti per chiedere il mio parere scientifico altissimo, no? Se fa male la carne clonata o no, ma non c'è la carne clonata. Gli OGM, tutti sono convinti che ci siano gli OGM che sbucano lì sotto al tavolo, ci mangiano le pance, fanno tutte queste robe qua, e si preoccupano delle loro pance. E invece gli OGM sono soltanto due tipi di OGM fatti negli ultimi 25 anni, cioè da quando esistono. Questi due tipi sono stati fatti nel 1987, io c'ero alla cerimonia di consacrazione
dei primi OGM e sono sempre gli stessi, non sono, nessuno è riuscito a fare degli altri. E perché non ci sono riusciti? Per le ragioni biologiche notissime che chiunque come me fa questo mestiere, non per fare gli OGM, ma studio che cosa succede quando metto un gene dentro una pianta, cosa succede a questa povera pianta, la pianta sta male. Perché c'è un equilibrio nel nostro genotipo e nel nostro organismo. Se mettiamo un gene di una specie molto diversa, salta questo equilibrio e l'organismo sta male. Per cui sono stati fatti centinaia di migliaia di OGM diversi. Quelli che sono sui giornali sono nei laboratori. Ogni tanto ne viene fuori adesso quello lì che salverà la fame del mondo, quello è caratteristico, no? Per cui pochissimi OGM. E c'è questo dibattito se gli OGM salvano dalla fame nel mondo, che è pazzesco, se soltanto poniamo mente locale alla materia dell'OGM, e cioè diciamo quali OGM, quali piante sono trasformate, il cotone non è mica tanto buono da mangiare, il cotone, no? La soia, boh, si può mangiare la soia ma senz'altro non ci si nutre di soia, il colza, non so quanti di voi sanno cos'è il colza, io sì perché sono agronomo, quello che fa tanti fiorellini gialli nei campi con i fiorellini gialli, serve per fare l'olio di colza dei pannelli per l'alimentazione degli animali, ma non è uno staple food, non è il cibo fondamentale. Il mais ancora un pochino serve, però la produzione unitaria di mais non è aumentata dopo che è diventato OGM negli Stati Uniti. Cioè farlo diventare OGM per questi due caratteri del tutto inutili in questo momento, quindi gli OGM non servono, servono soltanto a imporre un modello di monocultura che sono queste pochissime varietà che sono state trasformate e che stanno conquistando il mondo per accordi politico-economici e non perché servono i contadini, perché in Brasile non sono i contadini che coltivano gli OGM. Quelli sono i grandi farmers, sono quelli che hanno le fattorie di 100.000 ettari, quelli pigliano i soldi perché c'hanno le sovvenzioni dello Stato e perché... E quindi stiamo discutendo di roba del tutto virtuale, stiamo discutendo poi conto parole. Anche in Italia, tanto per entrare nel... uscire dalla biologia, entrare su qualcosa di più anche attuale. Sicurezza. Siamo per la sicurezza. Cosa facciamo per la sicurezza? Cosa potremmo fare per la sicurezza? Tutti si chiedono, cioè questo, tutti vogliono sicurezza, ma che cosa sia sicurezza però? No, sicurezza di morire no, perché no, il lavoro in fabbrica non è pericoloso, cioè non ci sono problemi di sicurezza. Sicurezza di morire per gli incidenti? No. Sicurezza di morire no, perché siamo immortali, come è noto, perché non vogliamo pensarci più alla morte. Ci siamo scordati di essere vivi e per cui ci siamo scordati anche di essere morti. Il che è terribile perché vuol dire che non ci adattiamo per restare vivi, che non stiamo cercando di restare vivi, stiamo cercando di accumulare soldi virtuali nelle banche con scambio di soldi e non di materia, non di cibo, non di piacere, perché il soldo di per sé stesso, specialmente online, non dà neanche quel piacere che è per toccarlo. Allora questa omogeneizzazione che stiamo imponendo ha delle ragioni che sono, io direi, pazzesche e suicide, perché noi stiamo uscendo, stanno cercando di farci dimenticare com'è bello vivere e anche di farci dimenticare che purtroppo la vita finisce e che sarà bene gustarsela mentre ci siamo. E invece ci dicono che per gustarla bisogna comprare l'ultimo tipo di Nike. Questo è quello, perché... Un amico mio ha fatto uno studio importante sul rapporto fra economia e felicità, mettendo insieme un sacco di sondaggi, un economista senese si chiama Bartolini, il libro uscirà tra poco, e allora dimostra da tantissimi sondaggi che la felicità aumenta con i soldi fino a un reddito annuo di 5.000 euro. Quindi aumenta, ovvio che se uno ha fame non è molto contento, insomma questo qui è un fatto abbastanza noto, no? Però oltre quello, la felicità soggettiva, la felicità è soggettiva sempre, è alta e si innalza se c'ha un buon rapporto con i suoi simili. Questo è il fatto fondamentale.
e per avere un buon rapporto con i nostri simili in questo momento, i ragazzi, soprattutto quelli che sono al liceo adesso, me l'hanno detto figlioli di amici miei, devono vestirsi come bisogna vestirsi, perché se no non si è accettati dalla comunità, della classe. Questo succedeva anche ai tempi nostri, intendiamoci bene, perché i poveri che riuscivano in modo strano a arrivare fino al liceo, mi ricordo io un mio amico calabrese, che era figlio di operai, anzi di braccianti calabresi, lui i soldi non aveva, non era vestito a modo, per cui veniva trattato di peste, cioè veniva isolato. Ora però è molto peggio, perché questo qui succede anche semplicemente se uno non ha comprato l'ultima scarpetta. Allora stiamo vivendo, la omogeneizzazione corrisponde alla virtualizzazione, perché l'ottimizzazione è virtuale ed è letale, l'omogeneizzazione è virtuale ed è letale. Stanno cercando di farci credere che tutto questo va bene, che noi saremo felici essendo tutti omogenei. Noi sappiamo di noi intimamente, ma non lo esplicitiamo più, è molto difficile. Il nostro compito, ragazzi, adesso, ora quando si esce di qua, è di cominciare a fare una verifica di realtà in questo mondo e dirlo alla gente. Io non voglio essere omogeneo, io voglio essere di materia, di ciccia, avere degli affetti, degli amori, delle tristezze, tutte queste cose che mi piacciono. Va bene? Tutto chiaro? Una sola cosa, questa questione sull'ambiente, perché non ne abbiamo parlato fino a ora e non abbiamo parlato del cambiamento climatico, di quello che sta succedendo in questo momento. Abbiamo fatto, fra l'altro, insieme con Vandana un manifesto in Toscana che è stato presentato all'IFORMA adesso proprio sul cambiamento climatico e cibo, che dice tutta una serie di cose, verrà distribuita, avrete occasione di leggerlo, non oggi purtroppo, ma avete occasione di leggerlo in giro. Il discorso del cambiamento climatico è lo stesso discorso che si faceva prima, nel senso che si cerca di imporre una camicia di forza, di morte, a un mondo che è vivo anche nella parte non viva, nel senso che cambia. Il concetto è un concetto meccanico, noi facciamo qualche cosa di meccanico nel senso che pensiamo che le nostre azioni non abbiano conseguenze a medio e lungo termine imprevedibili. E cioè pensiamo che cambiando un componente di un sistema, il resto del sistema non cambi in modo pericoloso, non ci siano effetti negativi non previsti quando cambiamo il sistema. Ad esempio l'OGM è caratteristico, noi ci mettiamo un gene nell'idea che faccia nella nuova pianta o nel nuovo animale la stessa cosa che faceva in quello vecchio, senza pensare che interagisce con un sistema nuovo. Allora noi costruiamo, noi facciamo la nostra civiltà morta, la nostra civiltà di cose, senza pensare che questo nostro cambiare il pianeta ha delle conseguenze indipendenti da noi, cioè dopo parte per conto suo, cioè c'è un'intera serie di interazioni che ci portano a cose. Senza pensare per esempio che quello che succede in India ha ripercussioni da noi immediatamente e viceversa, senza pensare che c'è una nuvola vagante per tutto il pianeta di inquinamento che viene da tutti gli inquinamenti del mondo e che ci colpisce noi come quegli altri, cioè non è che il nostro è pulito e quell'altro è sudicio, non è che noi stiamo bene, il cambiamento climatico investe tutti. E anche lì c'è molta virtualizzazione, il ragionamento è sempre quello, pensiamo che il mondo sia una macchina, cioè sia fatto di pezzi e zone staccati che non interagiscono e che non cambi, cioè sia una cosa fissa come questa macchina qua che io soltanto la posso cambiare, ma lei autonomamente non cambia, mentre la Terra è viva anche nella parte non viva, nel senso che appunto cambia continuamente. Quando poi parliamo del cambiamento climatico, di nuovo entriamo nel virtuale, perché la gente pensa che il problema del cambiamento climatico sia magari che si alzi il livello dell'acqua e che affogheremo e insegna ai figlioli a nuotare. Il problema principale che succederà qui è che ci sono
fra 250 milioni e un miliardo di persone che verranno qui perché là non ci possono più vivere. E succederà come è successo quando i germani, che non erano cattivissimi, ma erano germani e stavano al freddo, è venuta una mini glaciazione e sono venuti in giù e hanno distrutto l'impero romano, non perché erano cattivi, perché ci avevano da mangiare e da stare un pochino più al caldo. E lo stesso succederà per i 250 milioni, un miliardo. Non è un problema di sicurezza perché rubano o per roba del genere, è un problema della loro sicurezza e della nostra capacità di usufruire di questo dono che ci avremo, di un sacco di gente con altre culture che viene qua e che ci aiuta a cambiare finalmente, che sarebbe l'ora se cambiassi un po' questa cultura occidentale che è proprio andata, no? Ecco. Allora, di questo non si parla. Anche quando si parla di mitigazione del cambiamento climatico, si dice, beh, vediamo un po' come facciamo a conservare un po' d'acqua per bere noi. Però non pensiamo a questo. Beh, ci sono alcuni che ci pensano, pensano, si ammazzano tutti. Non ha funzionato con i germani, non funzionerà nemmeno stavolta, perché questi vengono, e per fortuna vengono. Allora, questa è la solita imposizione dello stesso modello culturale, che è un modello bestiale, ed è il vecchio sistema, solo un po' rinnovato perché viene travestito da economia eccetera, ma non è molto diverso da quello che è successo col nazismo. Dice, cosa ci incastra il nazismo con questo affare qua? Lì si voleva imporre una monocultura di un popolo che faceva finta di essere un monopopolo, poi non lo era, nessun popolo è mono, a tutti. E imporlo come? Imporlo eliminando la libertà, che è fatta di variabilità. Perché che cosa vuol dire eliminare la libertà? Vuol dire cacciare dei pezzi di cultura. I tedeschi hanno usufruito molto della cultura ebraica, un sacco di ebrei hanno contribuito alla cultura mitteleuropea. Direi che la cultura mitteleuropea è proprio moltissimo. Mia mamma ha studiato a Praga, e a Praga all'epoca in cui c'era ancora Kafka vivo, per cui era l'epoca della grandissima cultura mitteleuropea, che era fatta molto di cultura ebraica. Ebraica ceca, ebraica tedesca, ebraica eccetera, perché non c'è una cultura ebraica staccata dal resto, la cultura della diaspora è intrisa delle culture, è mescolanza di culture. Si eliminavano questi perché questi erano gli stranieri deboli. Ora lo facciamo con gli altri stranieri deboli, che sono i Rom. E anche questo viene fatto in modo virtuale, che a me veramente mi desta odio, credo che sia una... Io amo la gente, amo la vita, eccetera, però ecco, su questo sono un po', perché si dice sono pericolosi i Rom, e i Rom sono diventati romeni. I Rom sono anche romeni, ma sono tutti gli zigani, tutti i gypsies, detto in inglese, dell'est europeo. Si è trovato un capo espiatorio, come eravamo noi ebrei allora. Con gli stessi argomenti molto simili, allora si diceva che noi abbiamo la lobby, ancora a me mi accusano ogni tanto di essere parte della lobby ebraica, mi è successo in Toscana, un noto presidente di una commissione regionale, commissione di consiglio regionale toscano, non faccio il nome perché insomma per delicatezza, ha detto che io e mia sorella siamo una lobby. Piccola, ma molto potente, materialmente potente. Questo mi è successo proprio ora, insomma, l'ho saputo proprio. Allora si è inventata la lobby ebraica, si è inventata tutta una serie di cose, eccetera, eccetera. Io come l'ho vissuta, mi chiedeva giustamente lei, io sono stato chiuso in una casa per dall'8 settembre del 43 fino alla liberazione di Firenze, che è luglio del 44, uscendo di notte, tipo Anno Frank, diciamo, essendo io maschio, non femmina. No, io ne ho un bel ricordo dal punto di vista umano, perché io ero l'unico bambino in, in,
No, c'è un altro bambino della mia età, ero piccolissimo, avevo 5 anni e mezzo allora io. Però mi ricordo tutto, l'ho scritto nelle mie memorie a mio nipote che ha 5 anni e mezzo adesso. Perché era un personaggio importante in casa, perché eravamo 2 bambini, eravamo un personaggio molto importante in casa. E io sono sicuro che questo mio grandissimo amore per la vita mi viene molto da lì, perché lì incombeva la morte. I miei sono stati capaci, un po' come Benigni nel film, molto diverso, non tanto scherzando, ma facendo in modo che tutto fosse normale e che ci fosse però questa aspirazione di smettere di essere chiusi e di ritornare fuori, no? E avere una vita normale. E non c'è dubbio che la mia voglia di vita viene molto da lì. Io conosco molti ebrei della diaspora che sono passati da... Questi ci sono due risposte diverse. Chi è stato in un campo di concentramento non ha amore per la vita molto spesso, l'ha perso, spesso si è suicidato perché lì la vita, lì la personalità, cioè la libertà umana veniva distrutta da di dentro. Ho parlato con gente, parenti miei che ci sono stati, che ci hanno fatta, eccetera, eccetera, ed era la distruzione scientifica dell'umanità, dei singoli. Una cosa spaventosa, come è stata fatta poi con altre etnie, non è che era originale allora in qualche modo, ma nemmeno tanto. Con quel sistema scientifico forse in Argentina è stato fatto, in America Latina si è cercato, in Cile, cioè dopo la repressione fascista, lì non era razzismo, era proprio repressione e basta dall'interno. Però chi invece ha scampato, chi era piccolo... Tutti quelli della mia età che sono scampati sono tutti un po' come me, nel senso che vogliono pupparsi la vita, insomma gli piace pupparsela perché poi finisce, però intanto ci si puppa, perché ce l'abbiamo fatta a uscire. Per cui questo unito a un enorme vantaggio che io ci ho avuto, un colpo di fortuna spaventoso, che è il fatto di essere mezzo ebreo e mezzo friulano. Mezzo ebreo dell'est con cultura bella pesante, insomma, cultura yiddish, eccetera, eccetera, e dall'altra parte figlio di tutti e quattro i nonni contadini, per la verità. Questo è un attacco a terra, nonni friulani, grappa, tutta un'altra serie di cose, i vivi un po' alcolizzati tutti, eccetera, eccetera, vita e cultura completamente diversa, molto ricca anche questa. E il fatto di avere 2 culture per me è stato fantastico. Quando ero piccolo io leggevo libri mitteleuropei che mi dava mia mamma e libri italiani, particolarmente poesia, perché mio padre piaceva la poesia e italiana e eccetera. Questa mescolanza di culture mi ha dato una enorme curiosità e mi ha fatto capire che la vita si gode se si pensa e se si conosce, se si pensa, ed è per questo che io poi sono curiosissimo, è per questo che mi mescolo un sacco di cose che non dovrei fare essendo un professore universitario. Sono pochissimo professore universitario, come avrete notato, e pochi amici miei sono per caso anche professori universitari, cioè non mi piace la casta dei professori universitari perché studiano un pezzo solo delle cose. Io amo stare con la gente e vivere conoscendo la gente, conoscendo i diversi linguaggi. Sono un chiacchierone, come potete osservare, questo mi viene anche da piccino. Balbettavo come un pazzo da piccino, poi a furia di chiacchierare sono riuscito a uscire. Per cui io ne sono uscito molto bene, devo dire la verità. Soggettivamente non posso dire di essere contento di essere stato in quelle condizioni, però i miei sono riusciti a mantenermi... l'interesse per la vita forte, che è la cosa, poi lo dicevo prima, che va propagandata usciti da queste stanze.